Ciao a tutti e benvenuti a Giallobook, le video recensioni sui libri gialli. Oggi vi parlo di un giallo che mi è piaciuto e non mi è piaciuto. Sto parlando di La settima luna di Pier Giorgio Puglisi del 2022, di 399 pagine della Nero Rizzoli. Da un punto di vista di grafica, bella l'immagine di copertina, bello anche il contrasto lucido opaco della copertina e le scritte a rilievo sulla copertina. Meno belli invece i colori, che mi sono sembrati un po' troppo scuri. Il taglio, vedete? Le alette interne. Un giorno nelle campagne di Garlasco viene ritrovata morta una donna con una maschera di cervo. Su questo omicidio che inizia a indagare Clara Pontecorvo, un'ispettrice della zona. Però questo omicidio ricorda molto uno avvenuto in maniera simile in Sardegna, sul quale hanno indagato Vito Strega, Eva Croce e Mara Rice, che, chiamati dalla Pontecorvo, andranno sul posto a indagare. Da un punto di vista di trama, la storia ci sta. Da un punto di vista di stile, il libro si presenta con citazione, dedica, storia e indice della collana. La storia è divisa in tre parti. All'inizio di ogni parte c'è un foglio con scritto parte prima e un titolo. Alla fine di ogni capitolo manca il numero della pagina e i capitoli sono denominati con numero e luogo, e alcune parti del testo sono scritte in corsivo. Di questo libro cosa mi è piaciuto? La scorrevolezza, il realismo, il fatto che è scritto ambientato in Italia, le scritte a rilievo, l'immagine della copertina, le soluzioni stilistiche adottate e l'uso del dialetto. Mentre la sovraccopertina, le alette interne, l'uso di dialetto, volgarità e parolacce, i colori della copertina, la trama e il taglio della copertina sono le cose che non mi sono piaciute. Di questo libro cosa penso in conclusione? Allora, è un libro che, come detto, mi è piaciuto perché è una bella storia, bella accattivante, coinvolgente, avvincente, fino all'ultimo proprio ti tiene sulle spine. Mentre quello che non mi è piaciuto, che fa sì che poi il libro non è così bellissimo, è la presenza di personaggi improponibili, il modus operandi del killer e la presenza di cioè, l'eccessiva presenza di dialetto, volgarità e parolacce da parte dei personaggi. L'unione di queste cose fa sì che il libro, come ho già detto poco fa, non sia così bello, cioè è bello ma non bellissimo, ecco, mettiamola così. E mi sento di consigliarlo a tutti, tranne che ai neofiti o a chi si sta avvicinando, perché quello che ho appena detto, cioè quello che ho detto poc'anzi, può risultare pesante. Quindi per questo a tutti, tranne i neofiti. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, se lo avete letto, se vi ispira, se lo comprereste. Vi ricordo che se vi piacciono i video che faccio, considerate l'idea di iscrivervi al canale e attivare la campanella se vi va, che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo potete scriverle sotto nei commenti e risponderò appena possibile, di controllare di tanto in tanto la sezione community del mio canale, di farmi sapere nei commenti se e quali nuovi format volete che io porti sul canale, di iscrivervi al canale di cui trovate il link in descrizione e di condividere questo o altri video del mio canale con i vostri amici e parenti. Detto questo, io vi ringrazio. Ciao!